E niente, uno torna a casa da lavoro convinto di poter finalmente fare le ultime modifiche sul video trailer, sulla videoanalisi, tra virgolette, di quello comico delle Thunder Girls, della DirectX, che letteralmente ha due dev blog dall'inizio della stagione di dev blog, che sono partiti tipo 2 settimane dopo il release dello scorso update. Gaijin droppa il taser dell'update dopo. E boh, non so, adesso lo vediamo. Sono appena arrivato, ho visto solamente il thumbnail con dei centurioni nave. Vediamo, non ho la minima idea di cosa potrebbe trattare il prossimo update. Vediamo di scoprirlo adesso. E non so se riuscirò. Lo scorso React allo scorso video, cioè lo scorso video, sì, lo scorso video di teaser, non avevo uploadato perché per un problema poi non ero riuscito a farlo uscire abbastanza in fretta, cioè quando lo stavo per renderizzare era uscito il dev server, quindi non aveva senso. Questo qua magari vedo se riesco adesso, subito dopo la React, lo monto, non farò tanti tagli, eccetera, e se riesco ve lo butto lì. Vediamo di che tratta sto update a razzo che è arrivato. Ah, che bella sta location, sembra figa come location. Ok. Che figata! Ma che figata! Non serve a quello, ma che figata. Ah no, si serve. No! Ti prego! Che figata! Ok, quindi questo è un Centurion che si sono messi a cooldown. Ecco. Veicoli nuovi, non mi pare di averne. Ah, a parte lo shield, non so se può già tirar giù il radar. Crateruzzi. Quello era un dardo. Anche quello, anche lui. Io quello è il coso sudafricano, come cazzo si chiama? Boko qualcosa, c'è su Wargame, che adesso sto giocando molto, che è uscita l'espansione con il Sudafrica, sto giocando molto a Wargame Red Dragon, e quello lo usi tipo tanti, lo uso tantissimo quel veicolo lì. È tipo un R3 su una sorta di trattorone, cioè R3, il cannone, lo stesso dell'R3 e il 20 mm dell'Oerlikon, montato su una sorta di trattorone sudafricano che ha un look molto strano, quel veicolo. Adesso scusate, voglio un attimo vedere bene. C'è questo un frame dopo. Parte fighissima poi la cutscene scusate, sto con una bellissima meravigliosa cutscene dei Centurion Avre che arrivano e fanno. Infatti io non capivo, all'inizio non capivo. Cioè, ci sono le carriere che arrivano e ci mandi i Centurion Avre a ripulire. No, poi no, no, e loro erano lì e hanno fatto hanno alzato la sabbia per proteggere lo scafo, per permettere agli altri Centurion di fare cooldown.
Che l'obiettivo di Centurion era distruggere le poche antiere che c'erano per dare via libera ai Jetta e bombardare. Il Jetta non ho visto se. Questo è il Buccaneer. Non capisco. Mi sa che è un Buccaneer. Che bello poi i crateri. Che figata. Questo, ecco, qui vediamo un po' di cose. Questo è vedo una bandiera americana, non riconosco il vascello purtroppo. Questo è il dardo. Ok, quindi è la versione sembrerebbe da quello che vedo da una. Anzi, adesso vediamo. Ok. Vi porto sulla proposta di questo veicolo da parte di Nico. Sembrerebbe. Eccolo qua. Eccolo qui. È un dardo prototipo con col bushmasterone. Col mastro cespuglio. E ci sta. Cioè, dardo col 30 mm. Col mastro cespuglio. Picchia picchia. Eccolo qua. E sì, con la cosa tonda davanti ci sta. La torretta quella è. Cioè, infatti non mi sembrava di. Ecco qua con tutte le nostre bellissime specs. E questo invece è allo Stormer invece, che non credo sia lui perché la torre è abbastanza diversa. In realtà la torre è la stessa, cioè la condividono, sembrerebbe, che condividano la torretta questi due veicoli. È molto molto simile. Però per il colore e per il fatto che qui lo specchietto è quello tipico, cioè questo è proprio quello del dardo molto stretto e alto, invece qui è molto più squadrato. Proponderei per un dardone. E ci sta, un dardo 30 mm fa gola. Fa gola, fa gola, fa gola. E poi fammi vedere l'amore della mia vita. Dove sono gli L3 del 2000? Eccoli qua. Cosa abbiamo? Abbiamo tre Wieselini. Wieselino Tow, Wieselino col 20 mm e. Questo è Wieselino con. Pensate che quello è il sistema antiaereo, tipo con i Mistral, con Stinger, Mistral, che comunque missili a infrarosso. Che carini. Sono piccolini loro! Guardali! Esatto, sì, questo è il sistema antiaereo. E poi Bagigio. Qua. Sudafricano. Che figata. Bene, bene, sono in hype per questo update, soprattutto per questo, soprattutto per questa roba, ragazzi. Questa roba, cioè io qua ne potrei stare qui a parlarne per 20 ore di come farei, cioè io immagino robe del chissà se si potrà buttare tipo giù dal terreno, giù dal, non credo, giù dai pendii, tra virgolette, cioè dagli strapiombi. Ci sono un paio di mappe desertiche che hanno un certo punto di strapiombi, chissà se puoi buttare giù la sabbia. Chissà se puoi seppellire, ditemi che si possono seppellire le cose, voglio seppellire un L3 sotto la sabbia con un centurion apre. Prima cosa che faccio appena entro nel dev server, io il centurion apre ce l'ho. Prendo un paio di amici e proviamo a seppellire un L3 sotto la sabbia. Con solo il cannoncino che spunta. E poi Wieselin, no, i Wieselini nel cuore. Vabbè, dai, torno a montare molto velocemente. Faccio gli ultimi disegnetti. Come renderizzo il video della Direct It perché non. Ci ho messo. Ho fatto delle clip.
piccoline, ma che hanno richiesto tanto tanto effort e non mi sento di buttarlo a quel paese come video, quindi stay tuned per quello. Forse addirittura uscirà prima di questo, non lo so. Vediamo. E ciao a tutti. Ci vediamo sul dev server quando esce.